Allora, no, Sergio Angrisano, Napoli News Magazine, le volevo dire, lei viene dallo SCO, quindi un reparto operativo, darà un'impronta diversa all'azione di polizia e della questura qui a Napoli? In effetti ho fatto, sì, ho diretto il servizio centrale operativo negli ultimi 2 anni, ho fatto investigatore per la maggior parte della mia vita. Qui sono, faccio un lavoro diverso, quindi non ci saranno settori della, perché riconosca l'importanza dell'attività investigativa, evidentemente, in questo territorio, ma proprio perché, come ho detto, non si tratta soltanto di repressione dei reati, intendo occuparmi in via prioritaria di tutto. Non ci saranno settori del mio lavoro che saranno considerati meno importanti. Il problema che più è sentito dalla gente è la recrudescenza della criminalità minorile. C'è in programma un contrasto specifico su questa piaga? C'è in programma in generale di cercare di tener conto, quindi sto cercando il più possibile di rispondere alla sua domanda, di cercare di tener conto di quelle persone, ecco perché dicevo intendiamo stare fuori, di tener conto delle istanze delle persone, cioè di intercettare il disagio delle persone, cioè quella parte ovviamente di disagio di cui l'autorità provinciale di pubblica sicurezza deve farsi carico da sola o con altri attori. Quindi il fatto che a volte ci sia una, ad esempio, una, ma questo non riguarda certamente soltanto Napoli, una forbice tra il numero di reati e la sicurezza invece per come viene percepita, quindi magari a fronte di una riduzione del numero dei reati che sia una perdurante percezione di insicurezza addirittura aggravata, è una cosa di cui noi dobbiamo farci carico, cioè non possiamo rispondere solamente ma i reati sono diminuiti. Questo sembra che io faccia un giro largo, ma no, non è così, cioè intendiamo farci carico di tutti gli aspetti che dalla gente della provincia di Napoli ci verranno indicati come dal loro punto di vista sensibili, faremo del nostro meglio.